Legambiente Manduria torna in azione con spiagge e fondali puliti. L'importante campagna di sensibilizzazione promossa da Legambiente, finalizzata alla cura e alla difesa del nostro mare. Volontari abituali, semplici cittadini ed istituzioni si sono dati appuntamento in località Torre Colimena, Marina di Manduria. Grande mobilitazione per ripulire il litorale messapico nel tratto compreso tra Torre Colimena e Salina dei Monaci. Divisione dei volontari in gruppi, suddivisione del territorio e via. Con guanti e buste. Alcuni volontari, Giuseppe Fanuli è l'istruttore della Lega Navale Taranto, hanno provveduto a raccogliere i rifiuti dai fondali marini. È sconfortante perché all'interno del mare hanno ritrovato delle batterie di auto, dei copertoni di auto, veramente tanta plastica. Cosa prova, dopo aver preso parte ad un'iniziativa come questa, di solito? È piacevole perché comunque questa è casa nostra. Viviamo qua, ci facciamo il bagno qua, è la nostra casa, quindi tenere pulito il nostro ambiente è importantissimo. Il territorio, cioè, fa parte di noi, voglio dire, quindi l'attenzione che si ha è importante. Contenta di partecipare a questa iniziativa? Non è la prima volta che lo facciamo. Quindi ogni volta che si potrà verremo ad aiutare, a dare del nostro. La politica manduriana sull'ambiente ha sempre scommesso. Il turismo, la crescita di un territorio passa attraverso il rispetto del territorio e dell'ambiente. Sindaco, lei sta per indossare i guanti, quindi parteciperà in prima persona. No, io mi diverto in queste cose. Un po' di dispiacere mi viene perché vedere magari dei rifiuti abbandonati non fa piacere a nessuno e quindi cerco di dare il mio contributo.